Siamo col sindaco di San Michele al Tagliamento, Pasqualino Codognotto. Siamo a una triste chiusura dopo 100 anni di una macelleria di San Michele al Tagliamento qui al centro, che vediamo alle nostre spalle del sindaco. Ecco, un suo commento su questa chiusura. Sì, naturalmente i commenti sono positivi, nel senso che questa famiglia da sempre ha coltivato questo commercio di carne, e fino adesso, fino all'epoca appunto di Mauro Ravanello, e quindi c'è soddisfazione per questo, perché hanno sempre creduto e investito su questo territorio, su questa comunità, rimanendo sempre nel punto in cui peraltro viene inquadrato, e quindi la vecchia scritta macelleria, che tra l'altro suscita anche nostalgia, devo dire, anche cose anche belle. Dal punto di vista invece prettamente commerciale, si svuota ancora un pezzettino di centro del paese, e in tal senso, prima nel mio intervento di saluto, ho avuto modo di dire che adesso stiamo cercando di far di tutto per riportare un po' di movimento, un po' di vita a questo centro del capoluogo. E in tal senso abbiamo preso in consegna dall'ATER ben 4 negozi che ormai erano sfitti, e vogliamo dargli vita con attività culturali, ricreative, associazionistiche, eccetera. E faremo dell'altro, e quando avrò chiuso l'accordo con un altro ente, probabilmente daremo un'altra buona notizia per il centro del paese. È un tema che purtroppo si sta vivendo in molte località come simili a queste. C'è una forte concentrazione verso la grande distribuzione, ma credo che tutti abbiamo imparato che dobbiamo aiutare al massimo queste attività per riportarle invece nel cuore dei nostri paesi, affinché possano avvicinarsi alla gente e possano dare quella garanzia di prodotto che forse è venuta piano piano a mancare, quantomeno come identità di prodotto più che garanzia di prodotto. Quindi io, naturalmente, tutta la comunità qui convenuta e da me rappresentata, ha fatto i migliori auguri a Mauro, alla moglie, e anche un forte incoraggiamento, insomma, perché questa famiglia è stata anche colpita, insomma, gravemente poco tempo fa. Insomma, però abbiamo visto Mauro emozionato, la moglie altrettanto, emozioni vere di un paese che è ancora unito e che esprime tutta la sua solidarietà e la sua vicinanza anche in questo momento.